Ha riaperto questa mattina e torna fruibile alla cittadinanza il parco Re Ladislao a ridosso della chiesa di San Giovanni a Carbonara. Un giardino storico di elevato valore architettonico nel centro storico che si estende su una superficie di 4.500 metri quadrati e prende il nome dal re di Napoli Ladislao di Durazzo, vissuto tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400. Questo è anche, diciamo, un primo passo per un recupero di tutta quest'insula, perché ci sarà anche a brevissimo il recupero del vecchio convento, che è abbandonato da molti anni, da molte decine d'anni, e che il demanio, grazie anche a una sinergia col comune, ha avviato al recupero con degli usi temporanei che cominceranno agli inizi del 2024. Circondato da alte mura, il parco è un tipico esempio di giardino medievale creato per i frati dell'antico monastero, che oltre ad utilizzarlo come luogo contemplativo, vi coltivavano piante ed alberi per scopi alimentari e medicinali. Abbiamo delle cooperative che operano attività manutentive quotidiane, essendo un parco piccolo, quindi non penso che sarà un problema manutenerlo, quindi su questo c'è un piano di gestione ma anche un piano di manutenzione continua. Abbiamo fatto un grande recupero che ridà quest'area, viene ridata a un'area importante dal punto di vista storico. Lo stesso parco ha una storia importante, è un parco del 1400, è un parco, oserei dire, della meditazione e della riflessione, tant'è vero che non sono state previste aree giochi per i bambini. Tra i lavori realizzati ci sono il rifacimento della pavimentazione dei vialetti, il ripristino di muretti e cordoli in tufo delle aiuole, il risanamento di intonaci agli ingressi, un nuovo impianto idrico e la sistemazione di arredi e panchine. La riapertura di questo parco oggi rappresenta un'altra azione che va proprio in linea a quella che l'azione politica che stiamo mettendo in essere, come la riapertura del parco di Santa Maria la Fede un anno fa, nemmeno un anno fa, e come anche la creazione di un'area giochi in Piazza Nazionale. Sono tutte azioni concrete e che danno soprattutto risposte ai cittadini che purtroppo da anni non potevano godere degli unici due parchi presenti in quarta municipalità.